Sono tornati in carcere sei affiliati alle cosche della Piana di Gioia Tauro, condannati in primo grado con pene comprese tra i 5 e i 12 anni di reclusione per associazione mafiosa nell'ambito del procedimento penale Cent'anni di Storia. Sono stati gli uomini della squadra mobile di Reggio Calabria questa mattina ad eseguire i provvedimenti restrittivi emessi con ordinanza dal Tribunale di Palmi. In carcere sono finiti Giuseppe Alvaro, Antonio Alvaro, Natale Alvaro, l'imprenditore romano Pietro Dardes e Giuseppe Mancini di Catanzaro. Ai domiciliari Gianluigi Caruso di Roma. Era stata proprio la squadra mobile di Reggio Calabria a condurre sul campo l'indagine sotto il coordinamento della DDA della città dello Stretto. L'inchiesta aveva fatto luce su un insistente interessamento delle cosche mafiose alla gestione di alcune società operanti all'interno del porto di Gioia. Gli enormi appetiti scaturiti dall'affare porto avevano portato anche a frizioni all'interno delle cosche e un patto mafioso durato 100 anni aveva cominciato a scricchiolare. I segnali erano stati la separazione e una sorta di progressivo sfilacciamento del cartello Mole e Piromalli, tanto che proprio il clan Piromalli aveva sottoscritto un nuovo patto federativo con la potente famiglia mafiosa degli Alvaro, il cui quartier generale è a Sinopoli e a San Procopio. Tanta attenzione soprattutto gli Alvaro avevano dedicato alla società cooperativa All Service, una realtà imprenditoriale di movimentazione merci e fornitura di servizi attiva all'interno del porto. In questo contesto emerge la figura dell'imprenditore di Mentana, grosso centro alle porte di Roma, Pietro Dardes, pronto e determinato a gestire grossi affari in Calabria, soprattutto all'interno del porto. Dardes, secondo l'accusa, era riuscito attraverso il suo gruppo e con il sostegno di pericolosi clan come quello dei Piromalli, degli Alvaro e dei Casamonica ad interferire in alcuni affari e ad aggiudicarsi importanti commesse. Combattere l'usura bancaria e migliorare il rapporto tra banche ed impresa. Questo è l'obiettivo dell'OPE, Osservatorio Parlamentare Europeo, e del Forum Nazionale Antiusura Bancaria. A tal fine l'osservatorio, presieduto da Giuseppe Catapano, attraverso la Fondazione OPE Impresa, prosegue la sua campagna d'ascolto nelle regioni italiane insieme al Forum Antiusura Bancaria. Il nostro sguardo attento, ha affermato Catapano durante l'incontro su crisi di impresa, banche, istituzioni e territorio, tenuto sabato mattina a Catanzaro nella Camera di Commercio, va a cittadini ed imprese al fine di recepire le loro istanze e di accompagnarli nel difficile rapporto con le banche. Attraverso questa nostra iniziativa l'OPE intende dare un segnale concreto della propria volontà di essere al fianco dei cittadini, ma soprattutto delle piccole e medie imprese che rappresentano la spina dorsale dell'intero territorio produttivo nazionale. Con noi il dottor Giuseppe Catapano, presidente dell'Osservatorio Parlamentare Europeo. Presidente, oggi in Calabria dopo un tour, possiamo definirlo, in Sardegna ed in Campania, prosegue con entusiasmo la vostra campagna di ascolto rivolta a cittadini ed imprese al fine di recepire le loro istanze e di accompagnarli nel difficile rapporto con le banche. È complicato da anni il rapporto tra la piccola e media impresa con la struttura bancaria. Bisogna ridare la fiducia alle piccole e medie imprese verso la struttura bancaria. Per ridare la fiducia bisogna risanare queste piccole imprese. L'Osservatorio Parlamentare Europeo del Consiglio d'Europa, attraverso la Fondazione, intende portare avanti questo, come dare un sostegno, dare una risposta concreta, aiutare le piccole imprese con azioni concrete, un'azione sul territorio, ascoltando la base, dare la possibilità a queste piccole imprese di rinascere, perché solo con la rinascita delle piccole imprese la nostra comunità economica può risalire. Proprio da questa crisi ereditata dall'America negli anni 2003-2004, vediamo scomparire le piccole imprese. Dobbiamo ridare fiducia alle piccole imprese, accompagnarle verso anche le istituzioni, ascoltarle per far sì che i palazzi istituzionali sono più vicini alla popolazione, più vicini oggi alle piccole imprese. Noi come osservatore parlamentare siamo vicini alle problematiche del territorio, li accompagniamo, li ascoltiamo, li rappresentiamo nei palazzi istituzionali per far sì che queste istanze diventino realtà, per poi essere discusse, per essere acquisite come direttive. Noi che cosa stiamo facendo? Prendiamo spunto da una direttiva comunitaria sconosciuta ai tanti, che è la 117 del 2006.
che dà la possibilità alla piccola impresa, attraverso operazioni normali, operazioni di nuovo gioco, di riuscire da questa crisi, operazioni di partenariato con imprese estere, operazioni di partenariato con imprese di altre regioni, proprio nell'ottica europeista, nell'ottica della globalizzazione, uscire dalla crisi. Ma come si può uscire dalla crisi se non si rimuovono le sacche della zavorra antica di ridare la fiducia verso le banche? Ridare la fiducia significa rinegoziare il sistema creditizio italiano. Come si rinegozia per la piccola impresa? Aprendo un dialogo. Questo dialogo anche insieme al forum antiusura bancaria, che è presieduto dall'onorevole Scilipoti. L'usura bancaria nel 2011 è un fenomeno molto presente, e relativamente all'usura, diciamo, c'è stata una differenza che noi cerchiamo di far cadere, quella tra l'usura criminale e l'usura bancaria. Siccome a seguito della legge 108 del 96, ormai chi supera le tasse di soglia d'usura ovviamente è un criminale, nel senso commette il reato. Quindi pertanto noi stiamo cercando di sensibilizzare sia la magistratura, soprattutto di creare cioè delle nuove regole di gioco, proprio per garantire agli imprenditori, ai clienti delle banche, cioè avere, ripristinare un rapporto banca-impresa, banca-consumatore con i clienti, proprio per agevolare e per ripristinare ovviamente la legalità in questo tipo di rapporti.